ha chiesto di parlare. Sulla base delle informazioni disponibili alla Presidenza del Consiglio, posso precisare che il signor Gianluca Savoini non riveste e non ha rivestito incarichi formali in qualità di consulente esperto per componenti di questo governo. Il medesimo risulta tuttavia presente in una missione ufficiale a Mosca, avvenuta nei giorni 15 e 16 luglio 2018, al seguito del ministro degli interni e vicepresidente Salvini. Prego. Sicuramente allo Stato non vi sono elementi tali che possano incrinare la fiducia che nutro in tutti i componenti del governo. Quanto agli indagati, è ormai noto che tra essi vi sia il signor Savoini. Non essendo stati conferiti a quest'ultimo incarichi ufficiali o rapporti di collaborazione formali con membri di governo, io richiederei un po' di rispetto. Io ho fatto una premessa sul rispetto. Riferire, forse volete che riferisca o interrompo per qui? Per favore. Il Parlamento non sia rispettoso nei suoi. Mi riferisco a questi banchi che sono vuoti alle mie spalle dei 5 Stelle, che sono un fatto. Senatrice Craxi, prego, ha facoltà di parlare. Sospendo l'aula. This government will not fall as many expected in the fall. This government will continue, and this will be the government that will produce the budget law for 2020. The Russiagate will be covered up. The cover-up will start today with a statement that the Prime Minister Conte will do in Parliament. The Five Star is no interested in challenging its partner on this issue. So there will be a cover-up. Evidentemente il Presidente Conte ritiene di dover intervenire per coprire il proprio Ministro dell'Interno. Noi alla Camera abbiamo chiesto che venga il Ministro Salvini, perché lui è coinvolto doppiamente sia dal punto di vista istituzionale come Ministro dell'Interno, Autorità di Pubblica Sicurezza, sia in quanto leader della Lega.